Sara, Jean Fautier, 1943, olio su carta, montata su tela, 116x89 cm, collezione privata. La forma irregolare e la grana spessa della sezione centrale del quadro rappresentano una distorta figura femminile. Il dipinto è stato realizzato incollando carta sulla tela, su cui l'artista ha passato una spessa pasta con la spatola. Le zone colorate sono state poi ottenute applicando pigmenti in polvere fissati sulla tela con vernice. Fautier iniziò a lavorare con questa tecnica nel periodo più creativo della propria attività, quando la sua ispirazione era concentrata sugli orrori della guerra. Forse sviluppò un procedimento impegnativo e laborioso proprio per esprimere con più energia le emozioni suscitate in lui dalla situazione mondiale. La pennellata libera e la pesante grana della superficie collegano Fautier con il movimento dell'arte informale. Di origine francese, Fautier trascorse l'infanzia a Londra, dove si iscrisse a 14 anni di età alla Royal Academy School. Fu molto attivo per tutto il corso della carriera e realizzò anche disegni, acqueforti e sculture. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi invito anche ad iscrivervi al canale Il Cappello di Irma, attivando la campanellina per ricevere così le notifiche per essere sempre informati sui prossimi video e contenuti che pubblicherò. Inoltre, perché è gratuito come il canale, vi invito anche a visitare il nostro sito web www.ilcappellodiirma.it. Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.